è uno dei partner italiani di Intel nel lancio dei processori Xeon 5500. Il sistema mostrato alla conferenza stampa di presentazione è una macchina dall'architettura piuttosto particolare. Abbiamo quattro schede separate, su ciascuna delle quali sono montati due processori Intel Xeon della serie 5500. Al lato pratico, quindi, questo sistema esteriormente in formato rack 2 unità ricorda molto da vicino una soluzione Blade. Puoi raccontarci quali siano i punti di forza di una soluzione di questo tipo, per quale motivo possa essere preferibile rispetto a un approccio tradizionale con server Blade o con una serie di server messi in cluster tra di loro? Sì, rispetto alla soluzione Blade, questa macchina dà le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi di un Blade, che sono quindi la densità e il management della soluzione in remoto, e ha dei consumi energetici particolarmente bassi, poi esaltati dalla nuova tecnologia di processore Intel. Rispetto ai server tradizionali, chiaramente offrono una densità molto alta, per cui abbiamo un fattore 2. Quindi in ogni 1U di altezza, che è l'unità di misura di densità dei server, abbiamo ben 4 processori installati. Ma in generale questa macchina, che è molto innovativa, offre poi un costo molto ridotto, specialmente se rapportato alle soluzioni Blade, e quindi otteniamo densità, basso consumo, alta potenza di calcolo e un costo estremamente ridotto della soluzione. Per quali dei vostri clienti di riferimento una soluzione di questo tipo può essere particolarmente indicata, tenendo conto sia della potenza elaborativa dei nuovi processori Intel, sia della peculiarità di un sistema che in due unità occupi 8 socket di processore, utilizzando processori pensati per 2 socket? Oltre all'Italia abbiamo numerosi clienti esteri, il più conosciuto dal largo pubblico è il CERN di Ginevra, anzi dove con un certo orgoglio posso dire che senza la presenza della nostra azienda l'Italia non parteciperebbe, a spartirsi la torta degli ingenti acquisti di hardware IT del CERN. Abbiamo più di 3.000 sistemi installati al CERN. In più in generale questa macchina si adatta in modo particolare a tutti i centri di calcolo e di ricerca scientifica che hanno necessità di grosse capacità computazionali, quindi centri che utilizzano centinaia e centinaia di server. Ovviamente più questa potenza di calcolo viene concentrata in uno spazio ridotto, se ne ha un vantaggio nella gestione dei costi generali dei data center.